Buongiorno, eccoci qua. Allora, vediamo un attimino come poter creare gli utenti Gmail per la scuola per Di Maiorana. In effetti, il docente che deve creare gli utenti per le sue classi dovrà accedere con il suo account Gmail. Una volta che ha fatto l'accesso con account Gmail, ovviamente, che cosa succede? Si trova diciamo si trova l'interfaccia della mailbox. Se questo docente è stato abilitato a creare gli utenti, ovviamente lo potrà fare tramite la console. Dove si trova la console? Si clicca qua in alto sui 9 cerchietti, si cerca l'icona tipo rotellina console. Se il docente che è stato abilitato a creare utenti troverà questa icona, va in utenti, in questo caso. E non dovrà fare altro che aggiungi nuovo utente, quindi creando ovviamente gli account per i ragazzi. Quindi ogni ragazzo va, cioè di ogni ragazzo va creato l'account. Come si fa? Aggiungi nuovo utente. Allora, esempio, il ragazzo si chiama Tizio, Sempronio, giusto? L'email diventerà tizio.sempronio@itismaiorana.edu.it sarà quindi in effetti il suo nuovo indirizzo di posta Gmail proprio dell'istituzione scolastica IT Maiorana di Somma Vesuviana. Qui si va a mettere l'indirizzo di posta che ha, diciamo, il ragazzo, che ha il suo indirizzo storico, diciamo, che potrebbe essere, che ne so, tipo tiziosempronio@libero.it, per esempio, no? Ok? Si fa aggiungi nuovo utente. Che cosa succede? Che in questo caso, ecco qua, nuovo utente aggiunto, ci dice qua in effetti la password temporanea che crea, diciamo, per l'account. Si va in altre azioni e si dice invia informazioni di accesso via mail. Che succede? Cliccando qui sopra, prepara questa finestra in modo da farci capire che sta per inviare le nuove credenziali per il nuovo account al ragazzo. Dove gliene manderà? Gliene manderà sull'indirizzo suo personale, tizio.sempronio@libero.it. Ovviamente il suo nuovo un nome utente sarà tizio.sempronio@itismaiorana.edu.it. Nel momento in cui faccio invia, il sistema gli invierà un'email. Il ragazzo, entrando, diciamo, nella sua mailbox, da lì avrà il link, l'invito per potersi creare l'account Gmail della scuola. Ovviamente non dovrà fare altro che disconnettersi da account, evidentemente, cioè se ne ha Gmail suoi personali, deve disconnettersi perché Gmail, se no, cioè nel browser rimane memorizzato l'account Gmail, e quindi a questo punto il ragazzo potrà crearsi un nuovo account Gmail, entrare. Nel momento in cui entra, magari poi lo vediamo un attimino, entrerà e potrà, diciamo, associarsi ad una classe andando sull'icona Classroom. Vabbè, questo poi lo vediamo. Quindi questa è la procedura per creare tutti gli utenti, diciamo, delle proprie classi. Fatto questo, poi adesso vediamo un altro tutorial dove vedremo come un ragazzo deve procedere per, diciamo, fare l'accesso, insomma, in modo da riuscire poi ad associarsi ad una classe già esistente, creata da un docente. Ok? Spero di essere stato chiaro.